Questa unità didattica è dedicata all'implementazione in prologue della uniform cost search, la ricerca a costo uniforme. Intanto, per cominciare, ehm, questo tipo di ricerca, come abbiamo visto dalla teoria, ha bisogno che gli archi siano etichettati, etichettati con un costo. La ricerca a costo uniforme sostanzialmente disporrà i nodi sulla frontiera ordinati rispetto al costo del percorso. Dalla radice fino al nodo sulla frontiera. Quindi abbiamo bisogno di modificare il database eh, del, del nostro spazio degli stati, eh, indicando anche la, eh, il costo dell'arco legato all'arco, quindi un terzo argomento ci vuole per passare da un nodo all'altro. Detto questo, possiamo derivare la Uniform Cost Search dalla Bread-First Search, visto che si tratta di algoritmi assai simili. La dove la Bread First Search espande per livelli, livelli generazionali la Uniform Cost Search espande per livelli di costo quindi sostanzialmente quello che dovremmo andare a fare è, è un'operazione per certi versi simili tant'è che riutilizziamo la stessa struttura della Bread First Search la eh, st stessa struttura concettuale cioè teniamo un, una list non già una lista dei nodi frontiera ma una lista dei percorsi frontiera dopodiché andremo a espandere il primo di questi percorsi e i percorsi nati dall'espansione del primo che eliminiamo dalla lista dei percorsi frontiera li metteremo nella lista dei percorsi frontiera però non potremmo utilizzare un append perché non si tratterà qui di inserire in coda oppure in testa eh, ma si tratterà di inserire in maniera ordinata, ordinata rispetto a che? Rispetto al costo del percorso e quindi dobbiamo anche qui introdurre un elemento di valutazione in più eh, che è appunto il costo del percorso e quindi eh, quello che andremo a fare è eh, utilizzare una struttura composta di due elementi, il percorso che sarebbe una lista di nodi più Mediante un qualunque operatore, eh, in questo caso io ho utilizzato il meno, ci associamo anche il costo del percorso. E quindi eh, sarà questa struttura che poi andremo a mettere nella lista dei percorsi frontiera. E quindi che cosa dobbiamo fare sostanzialmente? Il, eh, quello che andiamo a fare è qualcosa come ho già detto, simile. Dovremo eh, eliminare il primo percorso sulla lista dei percorsi frontiera. Eh, espanderlo con un predicato di espansione ehm, vedremo come farlo eh, una volta che abbiamo eh, eh, espanso il percorso che stiamo eliminando dalla lista dei percorsi frontiera abbiamo quindi i percorsi estesi ciascuno dei quali avrà il suo costo ovviamente associato andremo a fondere la lista dei percorsi estesi dal percorso che stiamo eliminando con il resto dei percorsi che sono rimasti sulla lista dei percorsi frontiera. Questo in analogia a quanto avevamo fatto con la bread for search, ma qui utilizzeremo un predicato che fa la fusione delle due ordinate in maniera tale da mantenere ordinata la lista dei percorsi frontiera in funzione del costo degli stessi. E dopodiché andremo a ciclare. Quindi i problemi importanti da capire sono l'espansione e la fusione ordinata. Allora, l'espansione come la possiamo fare? Dunque, noi abbiamo qui un percorso sostanzialmente che è fatto, come abbiamo eh, appena detto, da una struttura avendo come funtore principale il, il meno e a sinistra abbiamo il costo del percorso, a destra abbiamo il vero e proprio percorso. E, dobbiamo espandere quindi questo percorso e quindi dovevo andare a trovare i percorsi figli di questo qui e, e quindi facciamo un'operazione se volete simile a quella che abbiamo visto al suo tempo del, del find all però qui eh, dobbiamo anche ordinare questi percorsi e quindi perché sarà utile ordinarli eh, perché dopo sarà più facile fondere ordinatamente due liste come vedremo fra un attimo visto che dobbiamo ordinarli e ci viene comodo il predicato built-in di sistema setoff che lo possiamo lanciare in questa maniera. Andiamo a cercare sostanzialmente andiamo a lanciare questo gol. Cerchiamo tutti i successori del nodo N che abbiano un qualche costo di arco C1 che non, siano, non appartengono al percorso già eh, trovato, cioè quello che stiamo espandendo che ha un suo costo, il, il percorso che stiamo espandendo, che è il, costo, il costo è C, e a questo punto abbiamo un nuovo costo del percorso che sarà il costo del percorso originale più il costo di arco che stiamo considerando come possibile espansione di questo percorso. E questo lo facciamo per qualunque eh, costo C, in maniera tale che se toffo dopo non ci, non ci restituisca eh, eh, i... Eh, i, i percorsi classificati eh, in ordine di percorso, di, di costo di percorso, eh, classificati per costo di percorso. Cioè, lo, comunque, mettendo la variabile esistenziale qui eh, eh, e indicandoci con uno variabile eh, quantificata esistenzialmente ci ritroverà un qualunque eh, eh, nodo successore che abbia un qualunque costo d'arco e quindi nella lista Percorsi finali, poi ci saranno tutti quanti, tutti in un'unica lista. Tutti in un'unica lista, che cosa? Ci saranno in un'unica lista i percorsi, il percorso originale espanso con il nuovo nodo con associato anche il nuovo costo. Quindi in percorsi ci saranno tutte le possibili estensioni del percorso preso al primo argomento, da, da predicato espansione 2. Ricordiamoci però che a differenza del find all. Uh, il set off se non trova se il goal che lanciamo non ha soluzioni eh, i find all in percorsi restituisce, eh, nel terzo argomento restituisce la lista vuota. Il set off invece fallisce. Quindi nel caso in cui non sia possibile espandere il percorso attuale in maniera tale da aggiungere un nodo che non sia già parte del percorso stesso eh, poiché il set off in questo caso fallirebbe, farebbe fallire il, il predicato espansione 2, dobbiamo eh, concepire una clausola eh, di recupero di questo fallimento, quindi qui ci mettiamo un cat per distinguere dalla, dalla seconda clausola. Nel caso in cui ci sia stato fallimento, la prima clausola abbia registrato un fallimento, si passa alla seconda in cui viene restituito il, il, la lista vuota. Questo cioè serve per non far fallire il set off. Bene, a questo punto abbiamo i percorsi estesi tutti i percorsi appunto estesi dal percorso che stiamo eliminando dalla da lista dei percorsi frontiera. Il mm, percorso estesi sarà essa stessa ordinata rispetto al, al costo del percorso, quindi quello che dobbiamo fare adesso è andiamo a, a, a fondere ordinatamente i percor percorsi estesi con percorsi che è il residuo della lista dei percorsi frontiera. E e Quindi, questo lo possiamo fare con un predicato che ho chiamato qui fondi ordinatamente: che dice che se fondo ordinatamente una lista vuota con una lista, ottengo la lista, e anche nel caso di ordine opposto. E dopodiché, se io ho due liste eh, che devo fondere, eh, ciascuna fatta di strutture del tipo CP, C, P e abbiamo che C eh, con 1 è inferiore a. A c2 e allora eh, prendiamo l'elemento eh, c1 trattino più 1 eh, lo inseriamo nella, uh, nella fusione eh, una fusione che avrà eh, com il re come il resto una coda che sarà ottenuta fondendo il residuo della prima lista con la seconda viceversa se c 1 è maggiore di c2 eh, quello che faremo è ehm, prendere c2 invece che C1, C, C, la coppia C2 P2 invece che la coppia C1 più 1 e, P1, e mh, dopodiché eh, il, la restante eh, coda della, della lista che dobbiamo produrre eh, la coda della lista che dobbiamo produrre sarà ottenuta semplicemente fondendo ordinatamente tutta la prima lista con il residuo della seconda lista va bene allora eh, Abbiamo quindi completato la descrizione del predicato Uniform Cost Search che, che vi sto proponendo. Eh, la possiamo a questo punto mettere in un lanciatore, all'interno del lanciatore, dando il nodo iniziale e il percorso. E il nodo iniziale lo lanciamo eh, all'interno di un eh, come facente parte di un percorso di cui lui è l'unico nodo e ha un costo zero, perché ovviamente il primo costo di percorso è zero, e dovrà restituire un, un percorso con il costo definitivo, è quello che fa la, il predicato che abbiamo appena visto. Dopodiché però il predicato che abbiamo appena visto, eh, lavorando con, eh, con il, il concetto di... Di, 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 di chiamata ricorsiva ehm, ehm, per ehm, istanziazione e unificazione ehm, ehm, durante la, la chiamata ricorsiva stessa fornisce il percorso in ordine inverso quindi il percorso lo dobbiamo invertire e a questo punto il percorso che sarà restituito sarà costituito dalla coppia costo che ovviamente è, è lo stesso però con il percorso eh, invertito quindi compiliamo compiliamo il programma e vediamo il funzionamento, lanciamo cerca percorso con nodo iniziale ARAD. E Cerca percorso Arad P viene lanciato, eh, come abbiamo visto, il pregato OCS con qui 0 e qui eh, un solo nodo in questo percorso che sarà costituito da Arad, e poi P sarà restituito come abbiamo appena visto, quindi lo lanciamo. e Come sappiamo la ricerca in Uniform Cost Search è completa e come anche la Bread First. È e dà la soluzione ottimale, ottimale però non in base al numero delle mosse, perché come sappiamo ci sarebbe una, numero, una soluzione con un numero di mosse minimale, eh, minimo rispetto a questo, questo ha 1, 2, 3, 4 mosse, ce n'è un'altra che ce ne ha 3, lo sappiamo bene, però questa è quella che ha il percorso complessivo minore, 418 km, e il percorso è Arad, Sibiu, sì, rimini culcepi Testi, Bucharest. Alternativamente, ecco la mossa che dicevo, che c'è solo la soluzione che ha solo tre mosse, che è quella che sarebbe stata restituita dalla Bread First Search, che però ha un percorso complessivo di chilometri 450 km, poi le vediamo tutte e 10 nell'ordine in cui sono prodotte dal nostro algoritmo. Bene, con questo si conclude la presentazione dell'algoritmo per la uniform cost search implementato in maniera dichiarativa in Prolog e quindi eh, terminiamo così la, questa unità didattica.